Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolo Antoni in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a reclutare, o meglio, a vedere come si reclutano due yokai particolari, ovvero Alpina e Carpone. Per Carpone c'è un piccolo problema, non posso reclutarlo, posso solo farvi vedere il procedimento con il quale si potrà poi andare a prendere. Mentre Alpina l'ho già reclutata, ma posso farvi vedere anche come si fa. Quindi andiamo prima a vedere Carpone, che è appunto quello che non posso reclutare. Ma perché non posso prendere Carpone? Perché Carpone è uno yokai esclusivo di Sushi. Però come funziona qui Carpone? In poche parole, bisognava aver scelto Nuvola Azzurra e non Incantella, che è quella che ho scelto io, perché Incantella era lo yokai esclusivo di Tempura e quindi è come se io stessi giocando la versione di Tempura piuttosto che la versione di Sushi. Quindi scegliendo Incantella ho avuto e ho la possibilità di prendere Alpina, mentre se avessi scelto Nuvola Azzurra avrei avuto la possibilità di prendere Carpone. Ma così non è. Dunque, se avete giocato Yo-Kai Watch 2, sapete già cosa c'è da fare in questa dannatissima grotta. Non so se funziona appunto come Yo-Kai Watch 2, ma penso di sì a questo punto. Ma lo andremo a vedere subitissimo insieme. Dunque, vediamo un po'. Se io ora vado qui. Ok, partendo da qui appunto, dall'entrata, dobbiamo andare qui in basso e poi... e poi andare sempre più in alto. Cercare di andare sempre più in alto. A questo punto dovremmo buttarci qui e arrivare, se tutto va bene, qui in questo punto. Uei, questa è nuova. Poi scendiamo qui. Ecco, una volta scesi qui per l'appunto, andiamo qui sopra. Scendendo qui, eccoci qua. In questa zona qui incontrerete Carpone, ma solo se avete scelto lo yokai Nuvola Azzurra come eroe, ok? Però io non l'ho scelto, quindi mi attacco al cavolo e non ho Carpone. Ma sinceramente Carpone a me non è che mi dispiace, anzi ho Alpina che è pure meglio. Certo, dipende poi dal team che volete farvi, sia ben chiaro. Io preferisco uno yokai curatore perché quelli che menano già ce l'ho. A proposito, Carpone che fa mena o attacca, si difende? Andiamo da Rilandia. Non mi teletrasporto direttamente a Roccafaccione, perché se no dice come ci arrivo a Roccafaccione, sto perdendo tempo a girare qui intorno. Tranquilli. Inoltre al cimitero, tanto per farvi così, per farvelo sapere, c'è Maximus puro. Che però non ci vuole sfidare. Ho la maschera di Maximus, però non mi vuole sfidare. Non so se sia possibile effettivamente sfidarlo in questo gioco, poi magari sono io che sbaglio. Comunque sia, partendo dalla casa della nonna, andiamo qua. Non importa se siete con Nathan o con Luna, assolutamente. Eccoci qua. E saliamo qui sopra, Monte Mediano. Dal Monte Mediano ci aspetta una bella arrampicata sulle corde, sulle liane, sui rampicanti, su quello che è questa cosa qui. Risoluzione... in 240p, insomma, è un po' difficile capirlo, Sì, lo schermo superiore forse è un pochino di più, ma... lascia fare. La risoluzione è molto, molto bassa. Però questo non compromette la qualità del gioco, sia ben chiaro. Saliamo sempre più su. Vai, vai, vai! Magico Nathan! Eccoci qui. Saliamo ancora più su. Mi raccomando, però... lo metto anche a inizio video. Bisogna avere il rango S. L'ho scritto anche a inizio video, bello grande come una casa. Mi raccomando. Se soddisferete appunto il requisito del rango S e se avete appunto scelto Incantella, avremo lo yokai Alpina che ci attende qui per una lotta. Io l'ho già reclutata. Potete reclutarla tante volte quante riuscite a reclutarla. Non c'è un limite. Se avete appunto il frutto proibito è molto più semplice. Ora,
c'è un piccolo problemino col sito dei QR code, li hanno messi tutti quanti in download. Ma Andre Link viene in vostro soccorso perché io non ho niente da fare e mi piace perdere tempo. Mi sto scannerizzando tutti quanti i QR code per capire quale QR code appartiene a quale cosa. E quindi ho trovato anche la cartella contenente i QR code dei frutti proibiti. Se andate in descrizione trovate il link che vi riporta a tutti e 600 i QR code del frutto proibito sul sito imgur.com. Quindi, se vi servono, se non volete giocare Blasters, che non capisco perché comunque sia, Blasters T è un gioco divertentissimo, nonostante sia un mini gioco, ma è molto curato, andate lì su QR code e ve li scannerizzate e provate a reclutare Incantella o Carpone. Quindi Carpone, c'è solo un attimino quella strada da fare, sempre se avete scelto appunto Nuvola Azzurra, mentre se avete scelto Incantella Alpina sta qui, basta solo arrampicarsi su per il Monte Mediano e arrivare a Rocca Faccione, la trovate qui. Rango S, mi raccomando, ve lo ripeto ancora una volta, quindi spero che questo video vi abbia chiarito un pochino le idee su come prendere tutte e due gli yokai, Carpone e Alpina, anche se Carpone purtroppo non posso farvelo vedere perché ho scelto Incantella. E non ho trovato neanche altri video su YouTube di qualcuno che ha provato a prendere Carpone, quindi non posso neanche mettervi un'immagine. Quindi, niente. Bene Cuggio, questo video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!